Siamo qua con Teo al bocciodromo di Vicenza per Belluno Più. Ciao Teo. Ciao. E niente, siamo venuti a vedere questo splendido spazio. Intanto ti faccio una domanda che non abbiamo parlato prima, non so se puoi rispondermi. Quanti metri quadri fa? Mille. Questo già partiamo dal dato interessante. Il bocciodromo è uno spazio di proprietà comunale che era chiuso dal 2003 ed era un bocciodromo dove si giocava a bocce, che nasceva come dopo lavoro per gli operai della Lane Rossi, che è la fabbrica qua accanto. E dopo anni di abbandono e di degrado, ci è stato assegnato con l'idea di fondo di un progetto di autorecupero, nel senso che ci siamo assunti il compito e l'onere di rimetterlo a nuovo, ridargli una vita nuova, assumendoci noi in pieno i lavori e tutto il progetto, e in cambio di poter utilizzare gli spazi per 9 anni attraverso una convenzione. Dopo quasi un anno, insomma, di lavori e di risistemazione, dove abbiamo praticamente messo il posto a norma, quindi rispettando tutte le normative del caso. Ovviamente non c'era solo l'idea dell'autorecupero come condizione per la concessione dello spazio, ma anche la possibilità di costruire uno spazio che fosse a disposizione del quartiere, del resto della città, che ospitasse progetti di vario tipo. E quindi essenzialmente stiamo costruendo uno spazio che anche cerca di non essere rivolto solo a determinate fasce di età, nel senso che qui puoi trovare dei concerti di musica hip hop, dove ovviamente ci vengono i ragazzi dai 18 ai 25 anni. Trovi concerti jazz, che quindi viene un Una fascia un po' più pubblico più alta. adulto. Poi, quando abbiamo le domeniche dedicate a laboratori per bambini, allora hai le mamme, le famiglie con i bambini, insomma. Quindi noi cerchiamo sempre di lavorare, diciamo, a 360 gradi, e cercando di proporre comunque sempre dei progetti che mirano anche un po' sul fatto che marciano da soli, quindi anche aprendo il posto anche ad altri, in forma, ovviamente cercando di costruire una sorta di meccanismo gestionale autogestito. La forma della concessione, la convenzione, è stata firmata da alcune associazioni, però comunque noi abbiamo un processo decisionale, gestionale, assembleare, aperto, dove appunto la decisione sui progetti da portare avanti, su magari anche delle prese di posizione da prendere su alcune tematiche che riguardano la città o quello che Scegliere succede. la scelta più politica, diciamo, di gestione dello spazio viene in Esatto, assemblea, allora. viene fatto tutto a livello assembleare, dove ovviamente non cerchiamo di arrivare, ovviamente, a evitare votazioni o maggioranza. Ma quanto siete costati al comune di Vicenza? Era uno spazio che costerà migliaia di euro al comune, quanto hai investito? Questo, allora, il comune non ha messo nessun niente. Il posto è stato rimesso a norma, è ricostruito, rifatto da zero, grazie a quello che siamo riusciti a tirare su noi attraverso collette, feste, e anche impegnandosi con prestiti e Chiaro. tutto, che comunque era anche un po' l'idea, la scommessa di dimostrare che quando c'è un progetto comune, attraverso la cooperazione, si può costruire delle cose che funzionano. Quali sono i progetti che oggi sono all'interno dello spazio? Sul sito ne abbiamo visti alcuni, ma se ce li racconti. Qui noi abbiamo progetti di più
su più ambiti, come ti accennavo all'inizio. Allora, abbiamo aspetti culturali, quindi c'è, lavoriamo sulla musica, abbiamo organizzato spettacoli teatrali, flamenco, tango, quindi anche cose un po' più aperte, insolite, esatto. E poi abbiamo tutto un altro cardine grosso del progetto, è quello sportivo, sì, con la bellissima palestra, palestra che dopo ha anche il progetto sportivo, ha una dépendance esterna che è la scuola di calcio, l'Independiente, Che gioca in che categoria? A livello amatoriale, okay. La palestra invece cerca di garantire dei corsi, cercando di tenerli a dei corsi, a dei prezzi, scusa, più contenuti possibili, perché ovviamente ci sono grosse spese, essendo più grande la struttura, quindi ci sono anche più le spese, e cercando anche di fare un ragionamento sull'accessibilità dello sport e anche contro il razzismo, cercando quindi, per dirti, abbiamo un maestro di karate che è serbo, i bambini che vengono a fare ginnastica propedeutica sono di varie nazionalità. Un altro progetto cardine è quello legato al cibo, sì, che consiste in cene a volte tematiche, come può essere quella irlandese quando c'è San Patrizio, oppure anche cene con, cercando di introdurre alcuni ragionamenti come sono quelli legati al chilometro zero, al biologico, oppure facciamo dei pranzi a offerta libera per il quartiere la domenica con cadenza o mensile o bimensile. Ti ringraziamo per la disponibilità, Matteo, invitiamo tutti a venire allo Ciodromo quando siete a Vicenza, per Belluno più è tutto.